Buongiorno e ben ritrovati sul nostro canale Brillatona. Sono Nelly e oggi voglio condividere con voi una ricetta molto semplice che a me e i miei bambini piace tantissimo. È la sbrisolona fatta in casa. Spero vi piaccia. Abbiamo bisogno di 200 g di mandorle sgusciate, 200 g di farina bianca, 200 g di farina gialla, quella di polenta, la più sottile possibile che trovate nel supermercato, 200 g di zucchero, 200 g di burro, burro fresco, non troppo sciolto, 2 tuorli e 2 bustine di vanillina. Procediamo a tritare le mandorle a mano e lasciamo qualche mandorla per la decorazione. Uso l'impastatrice per amalgare tutti gli ingredienti. Mi stavo scordando di un pizzico di sale di me. Per ultimo mettiamo le mandorle tritate. Prendiamo la teglia rettangolare e mettiamo la carta forno. E poi mettiamo l'impasto. Nei bordi facciamo più alto, che così evitiamo che la pasta venga bruciata nei bordi. Mettiamo qualche mandorla per decorare. 180 gradi, forno statico per 25 minuti. Lasciamo raffreddare la nostra sbrisolona. Possiamo tagliarle a pezzettini. Guardate, molto croccante. La nostra super sbrisolona. Allora l'assaggio e vediamo com'è. Buonissima! Vi invito a provare questa ricetta. Semplice, facile e molto buona. Ciao, a presto!